Il presidio di oggi è per fare pressione affinché la conferenza dei servizi, che oggi dovrebbe discutere la richiesta di Acea di bruciare rifiuti speciali oltre al Palper che già utilizza, perché siamo convinti che sia giunto il momento di dare pareri negativi ad ogni richiesta di nuove autorizzazioni per impianti già esistenti e di non dare autorizzazioni agli impianti che stanno per entrare in esercizio, e questo è il motivo per cui il 4 saremo qui, perché ci sarà la conferenza dei servizi per Tozzi Holding, cioè l'ex printer per capirci. E il secondo motivo è per iniziare a lanciare la mobilitazione contro il decreto Sblocca Italia, che come sapete parla di 140.000 tonnellate di rifiuti da bruciare in Umbria, parla di un nuovo inceneritore, ma che già sappiamo sarà l'ultima opzione possibile, e che il rischio reale è che invece queste 140.000 tonnellate finiscano a Terni, dove gli impianti attualmente non hanno l'autorizzazione a bruciare i rifiuti urbani dello Sblocca Italia, ma è chiaro che lo possono fare in futuro, e che quindi dobbiamo assolutamente scongiurare questa ipotesi, perché già la situazione della conca è altamente compromessa da un livello di inquinamento che tutti sappiamo, da fattori che si incrociano, dalla mobilità, dal traffico e dal riscaldamento, ma soprattutto le emissioni industriali a cui si sommano le emissioni di due inceneritori. Beh, pensiamo che per impianti inutili come gli inceneritori sia arrivato il momento di dire basta, e invece di ragionare con un più lungo respiro su come iniziare a far di Terni una città che non soffra più i livelli di contaminazione che oggi ci stanno. In più, la questione sanitaria, che lo studio Sentieri tratteggia molto bene, almeno nei contorni, è altamente compromessa. Ci stanno dei dati che sono oggettivi, sui quali va fatto un ragionamento, e soprattutto questo ragionamento va trasformato in atti amministrativi, cioè quindi in pareri contrari, così come l'insindaco ha preso un impegno pubblico a gennaio e nelle future conferenze di servizio, a partire da quella di oggi.